I rapporti della Lega Nord cominciano anni fa, partendo dalle persone che oggi sono nella Lega Nord. Sono rapporti di buon vicinato, noi siamo un movimento, non siamo un partito, siamo una comunità che ci rapportiamo con chi invece fa politica istituzionale, ed è innegabile che i primi passi del governo per quanto riguarda la Lega Nord ci lasciano ben disposti, insomma. Cosa ne pensi della politica che sta attuando Salvini sull'immigrazione? La condividiamo in toto. E cosa ne pensate invece che dall'altra parte della città c'è un movimento che sta protestando per questa vostra festa? E che noi qua vorremmo semmai sviluppare un dibattito, un contraddittorio, anziché cercare di censurarci, possono venire, possono esporre le loro idee, le loro contrarietà, scoprirebbero che sono pieni di pregiudizi. Cosa ne pensi del fatto che vi accusano di essere fascisti? Appunto, questa è la pregiudiziale. In realtà noi hanno detto di essere neonazisti, antisemiti, e chi più ne ha più ne metta, cosa assolutamente non vera. Qua basta venire, abbiamo aperto le porte a tutti, ai giornalisti, alla cittadinanza, che tra l'altro ha partecipato e che ringrazio, potevano partecipare anche loro. Ma secondo te perché pensano proprio questo di voi? No, non è che lo pensano, loro vogliono che la gente pensi questo di noi. Il problema è che il giochetto è finito e le persone sono venute a conoscerci. Questo poi su larga scala è il perché loro sono spariti da qualsiasi tipo di istituzione sociale e invece noi no. Oggi si tiene in questo territorio una convention, un incontro del peggior vero fascismo, moderno fascismo, alla presenza di deputati e assessori della Lega Nord. Qui si trova la parte democratica del nostro paese. Noi veniamo da Milano, ci sono tutte le sezioni ANPI, c'è la Carla Nesporo, la presidente dell'ANPI, c'è Rifondazione Comunista, c'è Potere al Popolo, c'è tutta quella sinistra antifascista e democratica che rifiuta questo sdoganamento delle organizzazioni fasciste. Cosa ne pensa della politica che sta attuando Salvini nei confronti dell'immigrazione? Noi siamo molto critici come ANPI, non siamo un partito politico, non è questo che ci interessa, ma certamente non si può, di fronte a un problema come quello dei rifugiati, prendersela con le donne e coi bambini soli, impedire loro le cose fondamentali, cioè attraccare in un porto. Se hanno delle cose da dire, e le hanno, vadano a dirle a Dublino, non se la prendano coi poveri, se la prendano coi governi che invece dichiarano essere loro amici, perché è una bella contraddizione, ad esempio quella del ministro dell'Interno, che dice che è amico di Orban, ma Orban è il campione di quelli che in Europa sono contro l'accoglienza. E allora cosa facciamo? Li facciamo annegare tutti in mare? Ci sono temi che sono universalmente trasversali, e su questo il Movimento 5 Stelle non ha mai fatto mistero del fatto di essere assolutamente a favore di diritti civili in generale. Tutti oggi stanno indossando una maglia rossa nei confronti dei bambini che sono morti in mare. Beh, è un'iniziativa molto sensibile. Il problema è che loro affrontano la questione partendo dalla fine. L'immigrazione, che è un dramma assoluto, di cui le ONG si sono rese protagoniste trattando proprio esseri umani, guadagnandoci, va sradicato dall'inizio. Per questo che dico che la politica di Salvini è condivisibile, perché non è solo fatta di respingimenti, ma è fatta di accordi con i paesi da cui queste persone partono, per evitare che si imbarchino, per evitare che diventino merce umana, perché questo sono. L'immigrazione così non ha nessuna dignità.